Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi, tanto così per la cronaca, ieri ho accettato il consiglio di uno dei ragazzi che ci segue e mi ha suggerito di aggiungere al super recluta un difensore di Argus. Quindi ho tolto il 4-3, il Depuratore Scarlatto, e ci ho messo Argus per avere qualche taunt in più in gioco. Devo dire però, nelle partite che ho fatto non ho mai avuto la possibilità di giocarlo, quindi non mi ha dato la differenza, ma forse ci può stare bene, infatti lo sto lasciando. E guardate un po', siamo tornati e arrivati a 10. Ieri è stata una bella avventura. Comunque, per oggi ci fermiamo la classifica, perché oggi volevo rifare un breve tutorial sull'arena e la scelta delle carte in arena. Beh, iniziamo e via. Allora, Jaina, Anduin o Uther? Andiamo di Jaina. Allora, io direi un portale stabile. Entità speculare. Yeti. Metamorfosi. Allora, la guaritrice non è male. La seconda metamorfosi potrebbe non essere male anche lei. Andiamo in seconda metamorfosi. Allora, barriera di ghiaccio, tecnoingegnere o dragon di mana? Allora, per adesso non abbiamo robot. Potrebbe darceli dopo. Però dai, facciamo il dragon di mana, ragazzi. Un drop a uno semplice e sempre fa sempre bene. Allora, maestro birraio, giovane birraio, guardiano di Sal'Jin. Il guardiano non sarebbe male, però io andrei di giovane birraio. Colonna di fuoco mi sembra appropriata. Contro incantesimo. Allora, un golem arcano non mi piace tanto. Un altro contro incantesimo, il ricercatore svitato, il ricercatore svitato, no. A questo punto, per forza, però certo, non volevo fare troppi segreti. Contro incantesimo. Allora, un ognoma, un'arpia o un trog, famoci salve. Allora. Il trog è interessante, ma anche la gnoma è interessante. Ragazzi, che vi dico? Ardua scelta questa. Andiamo di trog. Oh. Beh, a questo punto direi di andare di rantolo, perché almeno questa è sempre una buona opzione. Ah, un altro inti... No, un altro segreto no, ragazzi. Elementare leggero, maestra del culto, goli stabile o spari danzanti. Andrei di spari danzanti. Beh, come non prenderla, veramente. Ai 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 ai. Diciamo che ha fatto il cattivo, ce n'è andata una seconda, ragazzi. Certo, due pirospere sono tante, ma anche l'esperto di caccia non sarebbe male. E in arena anche il birraziatore fa bene il suo lavoro. E questa non è facile la scelta, ragazzi, perché purtroppo ardua la scelta in questo caso. Perché un videorazziatore non sarebbe male. Virazzatore. Lasciamo stare. Allora, di nuovo un altro segreto? No, ti prego.
Allora, fastidio bot. Magari Killing Tour mi sembra appropriata al momento. Allora, Abominio o Tecnomago Goblin. Allora, avrei uno, due, tre robot. Diamo il Tecnomago. Un elementare dell'acqua. Uno sputafiamme, sì. Una chierica, sì. Spada danzante, facciamo pescare l'avversario. Yurra! Allora, esplosione gelida o nano ferro scuro? Direi nano ferro scuro. Allora, scienziato pazzo, bombarolo pazzo, tutto pazzo. Ah, scienziato pazzo. Oh, allora, vediamo un po' come siamo messi. Allora. Io andrei o di razziatore di bottini per pescare, oppure andrei di supercarro Max. Perché ci serve qualche bel ciccione, perché ne abbiamo solo uno, due, un po' pochi. Supercarro Max. Ogre nocciatura, assolutamente sì. Beh sì, una palla di fuoco non ci fa schifo. Di nuovo il golem, ma a questo punto direi che il golem potrebbe anche andare bene. Andiamo di golem. Bene ragazzi, ci siamo scelti le carte, facciamoci una... No, no che devo andare a fare colazione. Allora ragazzi, la partita la facciamo dopo, va bene? Ciao a tutti.